I 5 Stelle tornano ad attaccare sulle unioni civili, definendo quello di giovedì scorso al Senato un voto al limite di un colpo di Stato soffice. Ma oggi se la prendono soprattutto con il governatore lombardo Maroni. Il servizio di Elisabetta Margonari. Siamo al limite di un colpo di Stato soffice, lo descrive Alessandro Di Battista, quello sulle unioni civili, che afferma si è quasi consumato al Senato, dove lamenta ci accusano di non aver votato un emendamento che consentiva la stepchild adoption, ma che non è mai stato messo ai voti. Però lascia aperta la possibilità di un sostegno dei 5 Stelle al testo alla Camera, lo valuteremo. Il deputato del Movimento attacca Alfano, non si può accettare un ministro degli interni sotto indagine per abuso d'ufficio. Contro di lui abbiamo presentato una mozione di sfiducia a Palazzo Madama e sfida la minoranza Dem, la voti, altrimenti sono dei qua e si meritano di essere asfaltati da Renzi. Per Di Battista il Presidente del Consiglio è l'obiettivo finale. Sappiamo che un modo per dargli una spallata sul piano nazionale è conquistare Roma. Non è facile perché sostiene c'è una campagna di tutti contro di noi, ma vogliamo vincere il Campidoglio. Interviene a tutto campo nella giornata in cui il Movimento 5 Stelle manifesta festa a Milano sotto il Pirellone. Sfiducia Day, lo slogan è fuori dai Maroni. Vogliono le dimissioni del presidente della regione Lombardia dopo l'ultimo scandalo sulle presunte tangenti nella sanità e dichiarano rubare è sempre da condannare, ma sui malati è uno schifo. I parlamentari e i consiglieri indossano felpe in stile Salvini a sfottere il segretario del Carroccio e si rivolgono agli elettori leghisti. Dovrebbero essere loro i primi a protestare. Questi mangiavano sulla sanità lombarda. E sono gli stessi che sono entrati qui con le scope in mano, no? Sul palco con Maroni, sono i principali collaboratori di Maroni. Maroni ha responsabilità politica e Salvini, se fosse onesto intellettualmente, dovrebbe lui per primo chiedere le dimissioni di Maroni.